Ciao a tutti, io sono Follow the River e scrivo canzoni, o almeno ci provo a scrivere canzoni. E questo progetto nasce, diciamo, sotto il nome di River, riciclando il nome di un mio vecchio EP in italiano di qualche anno prima, e nasce fondamentalmente a fine 2014 come una sorta di progetto audiovisivo, nel senso di unire un concept video invece a un EP vero e proprio, e da lì poi nel corso degli anni si è un po' plasmato, trasformato fino a diventare quello che è oggi, un progetto più personale, diciamo. E adesso appunto si chiama Follow the River, e dopo, negli ultimi quasi 2 anni, dopo una pausa di riflessione in cui sentivo di aver perso un po' la bussola musicale, mi sono messo lì, ho stoppato tutte le attività e ho cercato di focalizzare un po' di più quello che era il percorso che volevo fare fin dall'inizio, cercando di fare un'evoluzione nel sound, negli ascolti, tutta una serie di cose legate all'ambito del mio progetto in senso musicale. E così finalmente, dopo 2 anni, a breve uscirà questo nuovo EP e prima ancora un singolo il 23 settembre, e non vedo l'ora di farvelo ascoltare, perché insomma conterrà tutto quello che è successo in questo anno e mezzo, 2 anni di pausa. Ma River, appunto, quando l'ho scelto per il primo EP, era il 2012, sostanzialmente non mi piaceva tanto uscire con il mio nome e cognome, perché non mi piaceva proprio come suonava, ecco, come progetto musicale. Così ho fatto un po' di ascolti ripetuti dell'EP, ho cercato delle immagini che lo rappresentassero, mi è venuta in mente l'immagine di un fiume e di conseguenza River. In inglese mi piaceva di più come suonava, quindi quando poi ho preso di nuovo il nome nel 2014, in realtà non aveva molto significato in sé, era solamente aver riciclato un nome perché mi piaceva. Poi di recente, appunto, negli ultimi 2 anni, ho deciso di cambiarlo e aggiungere Follow the River, perché aggiungeva appunto significato al nome. Intanto Follow the River è una frase che ho usato spesso, diciamo, magari in qualche hashtag, per promozione, così. Però appunto Follow the River, siccome questo ultimo periodo è stato un periodo un po' di cercare di focalizzarsi più su un percorso, seguire un percorso, ho voluto aggiungere questa frase proprio per dire segui il fiume, cioè nel senso segui il tuo progetto che scorre davanti a te e vedi dove ti porta senza problemi. Quindi una sorta di monito per me stesso e di messaggio per chi ascolta quello che faccio. Ma allora, io ho iniziato a cantare in inglese, di solito almeno molti amici, insomma musicisti così, che scrivono canzoni, vedo che partono magari dall'inglese all'inizio per una serie di motivi e poi passano all'italiano. Io proprio all'inizio, quando ero al liceo, scrivevo le prime canzoni, scrivevo in inglese, poi sono passato all'italiano e poi dopo di nuovo all'inglese. Ma semplicemente perché quando ho iniziato a scrivere queste canzoni che hanno dato vita a questo nuovo progetto alla fine del 2014, era una lingua che probabilmente, non so bene come sia successo, probabilmente stavo suonando, tirando giù delle idee con la chitarra, delle idee melodiche in finto inglese, e ho visto che aggiungendoci delle parole in inglese mi piaceva il suono, mi piaceva come suonava, mi sembrava anche credibile dopo tutto. E quindi mi sono detto, successivamente ho anche pensato, beh, comunque se uno dei miei obiettivi è fare sì che le persone mi ascoltano e potenzialmente più persone possibile riescano a capire, oltre ad ascoltare quello che dico e che canto, anche a capire quello che dico, l'inglese è una lingua tra le più parlate al mondo, quindi ho pensato, beh, potrei continuare a cantare così. Poi tra l'altro ho avuto prova che negli ultimi tempi comunque si è un po' sdoganata questa immagine che chi non è inglese o non si sente che è inglese madrelingua non può cantare in inglese, per fortuna, e non lo dico per me ma per fortuna in generale, perché secondo me è bello appunto che a prescindere dalla tua nazionalità le persone possono capire quello che dici, quindi è ovvio. Non sto dicendo che bisogna parlare un inglese a caso, inventarsi le parole o parlarlo male,
bisogna studiare, rendersi conto di quello che si dice, stare attenti alla pronuncia, però anche se si sente che sei italiano, un italiano che dice qualcosa in inglese, non vedo dove sia il problema, insomma. Anche tanti altri grandi artisti, tipo i Kings of Convenience, che sono nord europei, o José González, di nuovo, insomma, sono tutti artisti che cantano in inglese e nessuno dice niente. Sul cantare in italiano, non so, appunto, ora come ora forse vedo un po' più proiettato sull'inglese, perché, per tutti i motivi che ho detto prima, cantare in italiano forse un pochino è anche il coraggio che mi manca, non so come dire, perché in inglese è più semplice dire alcune cose che in italiano, e in italiano, per dire, uno dei massimi esponenti a musica italiana che mi piace più e mi piacerebbe saper scrivere e scrivere cose come lui è Niccolò Fabi. E arrivare a quella maturità, insomma, non lo so, forse una parte di me ha ancora paura di non riuscire a dire delle cose, oppure a dirle in modo più banale rispetto a quello che faccio adesso, quindi c'è anche un pochino di paura, forse, di non sentirmi abbastanza pronto, però in futuro chissà, insomma, vedremo cosa succederà. Io ho sempre ascoltato tanti, chiamiamoli, generi musicali diversi, tanti tipi di musica diversa in generale, poi credo a questa cosa di genere fino a un certo punto, nel senso che è ovvio che c'è bisogno, per istituzionalizzare qualcosa, di magari categorizzarlo, dargli un mondo di riferimento comunque. Però in generale penso che magari, anche se uno ha tanti bagagli di ascolti differenti, poi confluiscano tutti più o meno all'interno di quello che fa. Diciamo che, per dare un riferimento, ora quello che sto scrivendo adesso nelle mail per parlare del progetto, eccetera, è la frase pitch, diciamo, in poche parole. Descrivo sempre quest'ultimo EP, diciamo, che tra tutti quelli che ho fatto mi sembra quello più a fuoco di quello che voglio fare, come un suono incastrato a metà tra il folk moderno e contemporaneo di diciamo, di artisti come può essere Bon Iver o Justin Vernon, che è assolutamente il mio, la mia prima fonte di ispirazione, a metà tra questo mondo e un mondo invece un pochino più elettronico, un pochino più minimale, che anche nell'arrangiamento e nella produzione del mix lasci con un beat molto, appunto, minimale, magari solo cassa, rullante, un hi-hat, lasci molto spazio a quello che è il cantato e la chitarra, quindi un'elettronica minimale come può essere quella di Chet Faker o James Blake, insomma, questi due mondi che già tra loro si uniscono, perché sono artisti che anche loro molto spesso fanno collaborazioni insieme, però qualcosa che gravita all'interno di questo suono qui, è quello che sento più mio, che diciamo ha tutti i pezzi del puzzle a posto per me. Ma appunto a livello internazionale probabilmente uno di quelli che ha, da quando l'ho ascoltato mi ricordo, sono rimasto veramente folgorato dalla bellezza di quello che scrive, ho detto, ecco, un giorno vorrei scrivere anch'io una canzone come questa, è sicuramente Justin Vernon, sia nel primo album del 2008, sia negli EP precedenti e sia negli ultimi album, e anche perché è un percorso che, per assurdo, cioè, mi sembra coerente anche con quello che faccio io, perché anche lui è partito da una situazione molto intima, chitarra e voce, chiuso in una baita perso fra le montagne del Canada, come io tra l'altro ho registrato questo EP, perché non ero perso tra le montagne del Canada, però eravamo con un team ristretto per qualche giorno in una casa sulle montagne della Val d'Aosta, e poi dopo invece ha evoluto il suo sound in qualcosa di più elettronico, ecco, con sperimentazioni sonore. E quindi lui è un artista a cui mi ispiro molto a livello internazionale. A livello italiano, sì, Niccolò Fabi sicuramente è uno degli artisti che mi piace di più, perché tende appunto in alcune cose verso quel mondo e per lo spessore di quello che dice all'interno dei testi e di come lo dice. Ecco, insomma. Quindi sì, direi che questo può essere una panoramica generale. Ma questo è vero, rappresenta un po'
finora io non penso assolutamente di essere arrivato alla fine di qualcosa o di aver raggiunto un qualcosa. Penso sinceramente, sono molto contento perché è la prima volta che lo sento davvero con questo ultimo EP, questo ultimo singolo e questo ultimo EP successivamente, di avere più chiaro dove voglio andare. Sicuramente i primi lavori, Ed Sheeran è stato un'ispirazione, perché comunque il primo album mi ricordo che quando è uscito l'ho ascoltato tantissimo e alcune cose le ho prese da lui, per esempio anche nei primi concerti che facevo chitarra voce molto spesso utilizzavo una loop station come faceva lui con chitarra acustica e voce, e anche nelle melodie insomma qualche riferimento c'era. Poi appunto ho cercato di spostarmi sempre di più, spostare l'asse di questo che faccio verso questo mondo, e quest'ultimo EP probabilmente spero ne sarà, cioè che se qualcuno ha ascoltato come te i lavori precedenti e ha detto determinate cose, questo EP possa essere prova che c'è stata un'ulteriore evoluzione. Diciamo che sono stato molto più attento appunto a lasciare molto spazio a quello che era la voce e la chitarra elettrica. Abbiamo, a parte voce e chitarra elettrica, gli altri strumenti sono molto... ci sono pochissimi altri strumenti, ci sono solo delle parti di synth bass, delle parti di appunto di beat di drum machine e poco altro, una chitarra molto larga con molti effetti, insomma. Quello che volevo era lasciare questo EP, sostanzialmente lo vedo un po' come una considerazione di quello che è successo in questi ultimi 2 anni, del perché ho sentito il bisogno di fermarmi e che cosa ha portato a questo, e magari sentire se altre persone nella loro vita hanno sentito il bisogno di prendersi una pausa in questo senso. Mi piacerebbe sempre, appunto, anche se parlo di me stesso, che quello che dico sia una proiezione per creare una sorta di ponte di empatia con le altre persone. Mi sono concentrato soprattutto ancora di più su questo, sul mio EP. E poi ho anche, forse questa è una considerazione, anche dal punto di vista video, sono sempre stato molto, ho sempre questa fissa, questa sorta di feticismo del concept, cioè che ogni lavoro deve avere un concetto dietro, ci devono esserci questi video fatti così, deve essere tutto collegato, eccetera. Anche il primo lavoro, cioè il lavoro precedente, quello Into This Morning Mood, dove sono stato anche lì, l'ho registrato in montagna, però nel corso delle ore del mattino, solo in quell'orario, anche i video girati in quell'orario perché doveva essere quell'orario. Invece anche qui, anche nei video che abbiamo girato, anche nelle canzoni c'è un concept, però è un pochino più fluido, cioè sono più delle riflessioni, ecco. Sperando sempre di riuscire a trovare l'empatia in qualcuno per riuscire a trasmettergli quello che ho sentito, per vedere le sue considerazioni rispetto a quello che ha sentito lui invece, mettendosi in una situazione simile. Penso questo, io qualche anno fa, 2 anni fa ormai, quando sono entrato, anzi più di 2 anni fa, quando sono entrato in UGA, il collettivo di cui faccio parte, ho potuto vivere in prima persona questa cosa, ho sentito una sorta di risveglio collettivo, no, dal punto di vista musicale, cioè di persone che avevano scritto le loro cose, avevano il loro progetto musicale, volevano cercare di creare situazioni in cui farlo esplodere, eccetera. All'inizio pensavo fosse solo un'impressione mia personale, perché non ero mai stato a contatto veramente con la scena, il panorama musicale della mia città. E invece ho visto, parlando anche con le altre persone, che era proprio una cosa, c'è stata una specie di Big Bang, non so, di cortocircuito che ha creato questa sorta di esplosione collettiva. Magari sai, c'era anche prima, però per me e per tante altre persone ho visto che è stato così. E vedo che continua ad andare avanti ancora adesso, quindi credo che in questi ultimi anni sia un po' cambiata questa cosa qui. Genova sicuramente è una città strana, nel senso, perché è una città, magari dirò una banalità, ma una città fatta sempre di due facce della medaglia, no? Perché anche fisicamente, per dire, è una città molto lunga, molto larga, però anche molto piccola, nel senso che poi alla fine, soprattutto in quest'ambito, quando si vuole organizzare qualcosa, alla fine si fa molta... c'è un universo molto piccolo, non so come dire. E poi per dire anche come è strutturata, nel senso che anche questo magari è un cliché, però che è allo stesso tempo proiettata magari verso
come dire, verso l'ignoto, perché è sul mare che rappresenta secondo me un po' la voglia di buttarsi e partire verso qualcosa che non si conosce, e subito alle spalle invece è quasi arroccata su, sulle montagne, che per me invece rappresentano il raccoglimento interiore, cioè sempre un isolamento, un ignoto però dentro se stessi. E secondo me questo dualismo si riflette anche su quello che sono le persone e la situazione sociale e culturale della città, nel senso che innegabilmente magari rispetto a altre città, parlando dal punto di vista musicale, non ci sono tantissimi, parlando proprio praticamente locali, in cui suonare un certo tipo, cioè portare il tuo progetto con la tua musica. Quelli che ci sono lavorano molto bene, ma per la moltitudine di cose che ci sono e anche paragonati a altre città non sono tantissimi. Però nel corso di quest'anno, secondo me sono diventate molto di più le occasioni, appunto le occasioni create da questi collettivi, da questi gruppi di persone che vogliono fortemente creare delle occasioni in cui condividere, in cui creare qualcosa, non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista culturale, dell'illustrazione, videomaking, insomma tutte queste cose qui. Quindi è come se ci fosse questo grande miniera d'oro sotto uno strato di roccia molto sottile però molto dura, cioè che è difficile da scavare, è difficile da rompere, però poi quando la rompi trovi veramente cose. E anche le persone sono un po' così, che è difficile convincerle magari, eccetera, però poi quando rompi la superficie trovi un sacco di roba dentro. Secondo me Genova così è questo. Poi una band, secondo me, in generale dire che vuole pensare solo a Genova, nel senso come posto in cui evolversi in futuro, è un po' limitante, nel senso che viene da sé che uno voglia poi muoversi, non so come dire, però come banco in cui crescere e sviluppare il progetto, il proprio progetto, è un ambiente molto interessante secondo me. Beh, ti dirò, finora è vero, ho quasi sempre suonato da solo chitarra e voce, alcune volte anche in duo, per esempio, in occasioni in cui mi ho avuto la possibilità, come per esempio quando ho suonato prima di Max Gazzè al Gobo di 2 anni fa, eravamo addirittura in 7 sul palco, nel senso. Però in generale sì, è vero, mi sono sempre mosso chitarra voce. Mi piacerebbe, sì, infatti quest'ultimo EP l'ho anche strutturato in questo modo, anche per poi poter riprodurre quello che è stato fatto in registrazione dal vivo e quindi avere un set molto ridotto di altri musicisti, quindi comunque una band in trio, in quattro, poi queste cose dipendono anche molto, insomma, dal budget in cui vai a suonare, con cui vai, organizzi le serate, insomma. Però sì, mi piacerebbe, anche perché io comunque ho iniziato anche al liceo, io ho iniziato prima di tutto come chitarrista, ho iniziato prima a suonare la chitarra, poi a studiare canto, e nelle prime, comunque ho iniziato a suonare, ho sempre avuto la cosa di suonare dal vivo uno strumento, quindi suonare in una band, in un contesto con altre persone. Questo EP mi dà anche la possibilità, comunque se non EP, dove c'è un arrangiamento differente e che è anche... Io sono della scuola che una canzone deve funzionare, funzionare non mi piace come parola, dire qualcosa a te stesso e chi ti ascolta, anche solo chitarra e voce, cioè ridotta proprio all'osso, e anzi forse in certi casi dice anche di più. Però queste canzoni, secondo me, questo mondo qua di questo EP, vorrei riuscire a portarlo in toto dal vivo, quindi lavorare con altri musicisti sul palco. Poi comunque, appunto, quando dicevo che all'inizio River era un progetto audiovisivo, in realtà molte delle persone del team che si era creato sono le stesse con cui collaboro anche adesso. Per esempio, dico, Gabriele Pallanca, con il quale ho fatto l'intervista poco tempo fa con i Mosco Club, lui c'era dall'inizio e con lui ho registrato gli EP, anche questa volta ha registrato lui. Matteo Armanini, un altro ragazzo che c'è fin dall'inizio, che è quel ragazzo con cui mi segue nelle mie pazzie, cura tutta la parte, diciamo, di video e grafica. Poi suona con me anche, per esempio, Adriano Arena, che è il mio insegnante di chitarra, che ci conosciamo da tanti anni, e suona anche lui nel progetto, insomma. Quindi il team è sempre rimasto lo stesso. Mi piacerebbe parte di questo team riuscire a portarlo anche dal vivo, quindi è quello che mi auguro prossimamente.
il tema dell'amore con tutte le sue sfaccettature, nel senso è un tema talmente vasto, talmente grande, e soprattutto si è sempre scritto in qualche modo di amore, anche inteso in diverse accezioni, cioè può essere l'amore per un'altra persona in senso fisico, oppure l'amore per un familiare, l'amore per... insomma è un sentimento veramente a 360 gradi. Ed è particolare perché ci puoi dire tante cose, tutto, e allo stesso tempo è talmente vasto che da un certo punto di vista rischi, è vero, di cadere nel banale, perché alla fine è un argomento di cui si è parlato sempre, è l'argomento principale di cui uno parla, magari quando inizia a scrivere le canzoni, che parla di se stesso e delle sue esperienze. Ma allo stesso tempo è talmente vasto e ha talmente tanti spunti che ci si può sempre trovare qualcosa di nuovo. Io penso che non dipenda solo dalle parole, almeno dal punto di vista musicale, dipende molto da quello che uno sente, nel senso, per dire, parlo quando ho scritto le canzoni in seguito a questa delusione amorosa, che qui è un cliché pazzesco, perché quante cose sono state scritte in seguito a una delusione amorosa, però vabbè, è andata così. Ho cercato appunto di fare una sorta di concept album con queste quattro canzoni che descrivessero un po' il superamento di questa sensazione. Cioè, prima, magari la prima canzone parlava della rabbia, quasi l'incredulità, poi si passava alla speranza, ma al riposto, e poi finalmente alla pace, insomma, con se stessi. Quindi la descrizione di quello che provavo quasi in tempo reale. Però non è detto, anche se si vuole parlare di un amore in corso, non so come dire, secondo me l'importante è cercare sempre tanti nuovi spunti e soprattutto anche crederci veramente, cioè essere veramente tanto onesti con se stessi, una cosa che, insomma, magari sembra banale da dire, però una la dice, però poi farla è complicato. E in questi ultimi anni io molto spesso mi sono chiesto, sia nei confronti del mio progetto musicale ma anche con me stesso, ma sono veramente onesto? Cioè, questo cosa vuol dire scrivere una canzone per me? Cosa vuol dire fare musica per me? Insomma, cosa rappresenta questa cosa? Come posso esprimerla? E quindi, se uno è onesto, anche se dice la frase più banale del mondo riguardo all'amore in questo caso, credo che quello che il mondo racchiuso all'interno di quella parola riesca a tirarlo fuori comunque, se è talmente onesto con se stesso da riuscire a crederci, cioè, in quello che sta dicendo, e non lo dice in maniera forzata perché è giusto dire così o è meglio dire così, no, basta essere sinceri con se stessi e viene fuori anche la spontaneità, che fa sempre bene, ecco. Sì, faccio parte di Uga, diciamo che sono stato molto attivo quando ci sono entrato, quando parlavo di questa risveglio collettivo ultimamente, anche per questo fatto dello stoppare le attività, sono stato un pochino meno attivo all'interno di Uga, però Uga continua a esserci. Pochi giorni fa è stato organizzato un altro evento, voglio dire, quindi Uga è un collettivo di persone, ora un'associazione culturale di persone, che è stata da un'idea ormai anni fa di Simone Meneghelli, che devo citare, che mi sento tale, devo citare in quanto altro esponente dell'underground genovese e anche produttore dell'EP, nel senso che abbiamo lavorato insieme con lui per tirare fuori il sound di questo EP. È nata dalle sue idee, poi altre persone si sono raccolte intorno, e era un gruppo con l'obiettivo di far lavorare insieme le persone che in prima... questo gruppo di persone che loro per prima appunto erano musicisti, illustratori, fotografi, e per creare una rete di persone attive per far scoprire i progetti di tutti, creando eventi, creando occasioni in cui incontrarsi, creando rassegne all'interno di locali in cui mescolare le varie esperienze artistiche. Quindi, non so, no, si organizzavano dei concerti in acustico con live painting e lettura di poesie nel corso della stessa serata, eventi di questo genere. Quindi è
proprio l'esempio lampante di quello di cui parlavo prima, uno di quei collettivi che sono nati per la voglia di creare qualcosa, degli artisti, non è una parola che mi piace molto, che si chiama Unione Giovani Artisti, però per dire quella cosa lì ci sono poche parole, quindi diciamo artisti, e quindi credo che voglia dire anche quello, far parte di un collettivo, insomma principalmente la cosa deve essere la voglia di riuscire a creare qualcosa di collettivo con cui poter condividere quello che fai anche con altre persone, soprattutto altre persone come te. È anche molto faticoso, cioè sarò onesto, è anche molto faticoso, per dire, comunque io, poi magari sono io che sono esagerato, quando sono entrato in Uga mi sono buttato a capofitto in prima persona, esagerando forse, perché poi questo nel corso del tempo ha creato di conseguenza un po' un blocco nel mio progetto, ho deciso di stoppare tutto perché vedevo che non stavo andando più avanti, non stavo crescendo, avevo tanti pezzi di idee però non riuscivo a concretizzarli, quindi anche fare così alla fine si è rivelato sbagliato, però se uno riesce a trovare il giusto mezzo credo sia una cosa importante e bella da portare avanti. Ma darò una risposta un pochino, non so se definirla paracula, non so se si può dire paracula oppure no, però oppure così, magari per dire vuol fare lo strano così, però secondo me ora come ora la voce di Genova sono appunto tutti questi collettivi di persone, tutto questo insieme di ragazzi dal punto di vista musicale e non tutti questi insomma ragazzi musicisti, cantautori, songwriters e non che decidono di mettersi insieme per creare qualcosa, condividerla e creare soprattutto occasioni in cui poterlo fare dove magari non c'erano prima. E questo fa sì che la scena musicale di una città possa andare avanti, possa evolversi soprattutto senza rimanere ancorata a quello che esisteva prima. Quindi per me ora come ora la voce di Genova sono sicuramente questi gruppi e associazioni, anche perché credo, insomma, visto il momento storico in cui viviamo, visto quello che è appena successo insomma alla nostra città, e ne siamo più o meno, penso ne siamo stati tutti. Siamo stati tutti coinvolti ultimamente, perché veramente a me non piacciono tanto gli slogan per sentirsi coinvolti a tutti i costi, però quando si dice che siamo tutti un po' miracolati, in parte è vero, perché comunque quando è successo in quel momento, quando il ponte è crollato, se fosse crollato in qualsiasi altro momento magari potevo esserci io o chiunque altro. Io per dire vivo distante, non vivo a Genova, vivo fuori Genova, però lo facevo spesso quel ponte, quindi in un momento storico del genere penso che anche l'apporto che possono dare dal punto di vista culturale non questi gruppi e queste associazioni, questi collettivi di artisti di persona, sia una cosa fondamentale per insomma andare avanti e stringersi anche tutti insieme in qualcosa di bello e di prolifico. Quindi secondo me la voce di Genova ora sono loro ed è giusto e necessario che siano loro che poi siamo noi poi alla fine.